Benvenuti sul canale di Giungano Democratica, uno strumento innovativo che vi permetterà di conoscere da vicino i candidati alla carica di consigliere comunale. Il 25 maggio gli elettori andranno alle urne per votare il candidato sindaco. La lista Giungano Democratica presenterà il cavalier Francesco Palumbo, che tenterà di conquistare il terzo mandato dopo l'approvazione del DDL Delrio. Quest'oggi avremo il piacere di ospitare ai nostri microfoni il dottor Franco Russomando, già assessore ai lavori pubblici, manutenzione, turismo, sport, spettacoli e cultura. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Il 25 maggio gli elettori torneranno alle urne per eleggere il primo cittadino. Nel mandato che sta per concludersi lei ha già ricoperto la carica di assessore. Quali sono gli obiettivi raggiunti dalla lista Giungano Democratica? Ma devo dirle che noi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nel programma elettorale del 2009. E in più ci siamo adoperati per ulteriori finanziamenti da parte della Regione e della Comunità Europea e voglio dire abbiamo cercato di rinnovare questo Paese sotto tutti i punti di vista, sia delle opere pubbliche che dell'urbanistica, politiche sociali, scuola, sulla quale abbiamo posto l'attenzione già dal 2004 perché veniamo da quelle elezioni che amministriamo questo Comune. E quindi abbiamo dato uno sbocco e una funzionalità primaria alle scuole, perché crediamo e pensiamo e sosteniamo che dalle scuole si deve iniziare per cercare di portare uno sviluppo e una congruità a un territorio che si sta sviluppando, benché piccolo, però che ci dia un grado di mantenimento di cultura a livello generale su tutto il territorio e su tutto il circondario. Siamo primi per quanto riguarda l'incremento della popolazione scolastica, infatti c'è un incremento del 30%, abbiamo da qualche mese aperto e inaugurato un micro nido comunale dove sono presenti già 20 bambini da 0 a 36 mesi e tutto questo ci porta verso una crescita del territorio, verso una crescita del comune, verso una vivibilità dell'intero territorio comunale che fa sì che tutti i servizi annessi e connessi siano veramente efficienti ed efficaci. Tutto questo è stato possibile grazie a una lungimiranza amministrativa e politica di questo gruppo di cui Franco Palumbo è il candidato sindaco per la terza volta e che ci ha fatto scoprire e promuovere Giungano a livello provinciale e regionale. Infatti oggi ci sono dei risultati e delle riconoscenze a tutti i livelli e a tutti i livelli anche politici che Giungano ha effettivamente sulla carta. Non sono chiacchiere che diciamo noi, ma sono fatti veri concretizzatisi in questi 10 anni di amministrazione. E considerati gli obiettivi raggiunti, quali saranno invece i progetti in cantiere in caso di vittoria? I progetti in cantiere ce ne sono tanti, infatti se gli amici hanno avuto modo di leggere il nostro programma elettorale ce ne sta una bella e bello corposo e noi innanzitutto andremo al completamento di quelle opere pubbliche che sono in itinere, quindi il primo in ordine di arrivo sarà il centro benessere nella località di San Giuseppe, la riqualificazione e l'ammodernamento dell'area TIP di Giungano con un incubatore di impresa, la bonifica dopo 30 anni dell'ex discarica comunale, l'efficientamento energetico sulle scuole, quindi diciamo un grosso lavoro che nei prossimi mesi si concretizzerà con l'emissione dei decreti da parte della regione. Tutto questo è chiaro che creerà un movimento e un indotto a livello di lavori, di occupazione, di economia locale. E questo farà sì che ci possiamo portare dietro questi 3 anni, 4 anni di ingessatura a livello di economia e ci porterà verso uno sbocco anche occupazionale in prospettiva futura, non solo per il momento della lavorazione, quindi perché il centro benessere occuperà persone, perché l'area PIP sarà occupata da altri opifici sempre nel settore agroalimentare, perché la vivibilità diventa una qualità dell'ambiente verso la certificazione ISO 9004, quindi andiamo verso quelle cose che tutti ci chiedono e che finalmente sono realtà. Ma questi sono solamente dei piccoli punti su cui noi stiamo discutendo, ma il programma è molto più vasto, molto più ampio e ci porterà in questi 5 anni a qualcosa di diverso e di ampio che concluderà forse un pochettino quel percorso infrastrutturale, strutturale e vivibile, sostenibile per tutto quello che i cittadini si possono aspettare. E io ringrazio e saluto il dottor Russomando. Grazie e buona giornata.